E quali sono le spese che fanno parte di questo vincolo? Sono le spese di ente sociale. Invece voi sapete che le spese militari non entrano nel conto. Le spese militari non fanno parte del calcolo del patto di stabilità, che mi permetto di ricordarvi, lo stesso Romano Prodi disse che ora un'imbecillità, era una stupidaggine. Siccome poi io conosco anche Romano Prodi e gli ho detto, ma scusa, ma perché non l'hai detto quando tu eri presidente della commissione? No. Se sei diventato presidente hai fatto applicare il patto di stabilità. Perché non l'hai detto quando eri presidente? Sì, hai ragione, però sai le condizioni. Perché Prodi fa sempre così, no? Ti dà sempre ragione. Ti dà sempre ragione. Però poi non fa nulla. E quindi lo patto di stabilità è stato un elemento che non è andato nella linea della tensione del polo verso il welfare. Ci ritroviamo dopo 60 anni in cui invece le logiche del mercato hanno avuto il sopravvento. E il fiscal compact, il six pack, il two pack di questi ultimi anni sono veramente delle manganate che si sono state date all'idea del welfare, perché mi permetto di ricordarvi che il welfare finalmente non è nella logica delle istituzioni, perché il welfare significa una politica volontarista da parte degli stati di intervento sulla produttività. Cioè, cosa significa il welfare che non abbiamo fatto? Significa che lo Stato, il capitale, le imprese e i lavoratori, i sindacati, si erano messi d'accordo su come produrre e ripartire la ricchezza prodotta. Cioè dire la produttività, ricordate l'indicizzazione dei salari, che cos'è? L'indicizzazione dei salari, che lo Stato, il capitale e i lavoratori si sono messi d'accordo che si produce una ricchezza e poi quando si ripartisce attraverso i fattori, cioè dire che il capitale, il lavoro e lo Stato in quanto fiscalizzato, si aumenta la redistribuzione verso il lavoro in funzione dell'aumento della produttività, non solo del costo della vita. Se si è prodotto di più, parte della ricchezza rappresentata dall'aumento produttivo deve andare anche al lavoro, perché non è solo il capitale che fa la produttività, e deve anche andare allo Stato, anche se la tesi dominante è che i 10 ministeri non fanno mai produttività, no? No? Invece poi si constata che una società, un'economia che ha dei buoni servizi, anche pubblici, è un'economia molto brava che produce sempre più ricchezze. Cioè la produttività dei servizi non è vero che non esiste, è che è solo la produttività agricola o la produttività industriale. Ecco, invece ora nel contesto europeo non ci può essere condivisioni, accordo sulla produttività, perché sono i meccanismi di mercato che devono determinare dove va la produzione e dove si distribuisce per chi il prodotto della ricchezza. Terzo asse, quindi ora però devo andare ancora più rapidamente, terzo asse che in parte ha dato buoni risultati perché nel 79 c'è stata l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto e noi siamo stati una delle vere prime grandi democrazie sovranazionali. Ed è vero che questo concetto dell'elezione diretta nazionalmente non è ancora completa il processo. L'elezione diretta dei membri del Parlamento europeo sarebbe quando un italiano può scegliere un tedesco, può scegliere uno svedese di essere eletto al Parlamento. Questa sarebbe la vera elezione diretta degli europei, del rappresentante del Parlamento europeo. Oggi voi italiani non potete scegliere i francesi che sono al Parlamento. C'è sempre una specie di ingrediente nazionalizzato del processo di rappresentazione. Però quindi non c'è un'europeizzazione.
questo ha significato, per esempio, che la rappresentazione politica del Parlamento europeo non si è prodotto in forti organizzazioni partitiche europee. Ci sono le alleanze, ma il Partito Popolare Europeo non è che decida al posto dei tedeschi. Non sai che c'è, per me l'alleanza dei socialisti e dei democratici, no? Significa che c'è un partito che rappresenta tutto il mondo socialista o dei democratici. E quindi questa non europeizzazione dei partiti politici in un contesto di non europeizzazione del corpo elettorale ha mantenuto dei limiti strutturali alla rappresentatività europea del Parlamento europeo. Ancora oggi rappresentano praticamente gli italiani i rappresentanti eletti al Parlamento europeo. Tra l'altro si riuniscono indipendentemente dai partiti, si riuniscono in quanto deputati italiani al Parlamento e molte volte sono più d'accordo fra di loro in quanto italiani, in quanto tedeschi, che invece tra partiti diversi. Quindi c'è questa debolezza, però c'è il fatto che finalmente con il Trattato di Amsterdam del 2002 eccetera, e poi con anche il Trattato di Lisbona, l'ultimo, i poteri del Parlamento europeo sono stati aumentati ed è per la prima volta da 3 anni che il Parlamento europeo ha potere co-decisionale con il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri rappresentava sempre la predominanza dello Stato nazionale, contrariamente alla sovranazionalità. Invece pian piano questo Parlamento europeo ha grignotato, come si potrebbe dire, ha mangiato un pochino il potere degli Stati nazionali ed ha un potere codecisionale con il Consiglio dei Ministri. L'unica cosa in questo processo di non democrazia o di democrazia limitata è che la Commissione europea, che fa parte del potere esecutivo, la Commissione europea pian piano ha acquisito attraverso i meccanismi di expertise, di conoscenza, di controllo dei meccanismi decisi dal Consiglio dei Ministri del Parlamento, è diventato un potere separato dai processi e sempre più indipendente dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento, però sempre meno indipendente dai poteri forti economici e monetari. Arrivo qui al fatto in cui il carattere democratico del Parlamento europeo con il rapporto con il Consiglio dei Ministri e Commissione è stato completamente smantellato, dando una certa potenza alla Commissione, autonomia rispetto al Consiglio dei Ministri e al Parlamento, dal fatto che con il Trattato di Maastricht, quando fu creata la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Europea è stata dichiarata come istituzione indipendente politicamente dal Consiglio dei Ministri, dal Parlamento Europeo e dagli altri organi istituzionali. Voi dovete sapere che la Banca Centrale Europea è un'istituzione esterna alle istituzioni dell'Unione Europea. Cioè dire, la Banca Centrale Europea non fa parte delle istituzioni europee, ha un trattato a sé. E la Banca Centrale Europea non risponde al Consiglio dei Ministri, né risponde al Parlamento. La Banca Centrale Europea non è mai andata al Parlamento. E quando una volta ci fu la Commissione Finanza, che era presieduta da un francese che oggi è ministro nel governo Hollande, e scrisse alla Banca Centrale Europea per la prima volta, dice: noi vi invitiamo a venire al Parlamento Europeo per sapere qual è la vostra politica, così ne discutiamo. Il presidente della Banca Centrale Europea a quell'epoca era un olandese, lo ricordavo, un Mattarello che sembrava con capelli tutti bianchi, sembrava un artista di quelli più potenti. Per 6 mesi non rispose. Niente. E poi quando rispose a 3 linee, dicendo: abbiamo ben ricevuto la vostra lettera, la ringraziamo, la informeremo quando penseremo che sarà opportuno di incontrarci, punto.
La Banca Centrale Europea, nel contesto in cui vi dicevo, in cui c'è il mercato e la moneta, che sono state le due realtà costruite, la Banca Centrale Europea, che in principio dovrebbe controllare la moneta, no? Ma non ha niente a che vedere con le istituzioni dell'Unione Europea. E siccome abbiamo due cose solo che sono state realizzate, il mercato e la moneta, e i mercati finanziari sono le cose più importanti dei mercati, l'autorità indipendente politica della banca centrale rispetto ad altre cose non ha affermato il potere sovranazionale, ha affermato il potere di un gruppo di nominati, i quali poi sono completamente indipendenti nel loro esercizio da rispetto degli orientamenti degli Stati membri. Cioè dire, la Banca Centrale Europea non viene mai mica dal Parlamento italiano a raccontare. Ma il Parlamento italiano può dire tutto quello che vuole, non succede niente. Tra l'altro il Parlamento italiano non è mai discusso dalla Banca Centrale Europea, perché non è nelle sue competenze. Ed ecco allora noi ci troviamo di fronte a tutta una grande architettura di cui l'elemento portante che fa politica è fuori delle istituzioni dell'Unione Europea, creata dai poteri nazionali, perché la Banca Centrale Europea è composta dai governatori di tutte le banche centrali che appartengono all'Euroland. Dovete pensare che su 28 sono 17 solo gli stati che partecipano all'Euroland. Cioè ci sono 11 stati che gliene frega un tubo di sapere che ci sia la Banca Centrale Europea o no. Perché non fanno parte dell'euro. Voi sapete ancora voi, andate in Danimarca, no? Domani mattina, dovete andare con le colonne svedesi, danesi, con le colonne svedesi, non fanno parte dell'euro. Andate in Inghilterra, dovete pagare il pound, le sterline, mica euro. L'Inghilterra è un piccolo paese. E per loro quello che dice la Banca Centrale. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione, sento tre assi, perlomeno caratterizzerei io come inadeguata rispetto agli obiettivi della comunità europea nelle formulazioni assai vaghe di cui vi ho parlato. E quindi noi ci troviamo di fronte a delle realtà forti, che sono il mercato. Ma il mercato cosa significa? Avete in un mercato, avete diritti? I mercati garantiscono i diritti? Non potete, il mercato non riconosce il suo diritto. Che avete diritto all'alimentazione del mercato, avete diritto alla casa. Se non avete un mutuo, se non vi comprate una casa, chi vi dà la casa nel mercato delle case? No? Addirittura quando si è mercificato l'acqua, se voi non pagate avete diritto all'acqua? Anzi, sempre più frequenti sono le situazioni che non dovrebbero fare e che normalmente non fanno, di tagliare l'erogazione dell'acqua se voi siete morosi. Perché se non pagate non avete diritto all'acqua, diritto, cioè non avete accesso all'acqua, avete nessun diritto. Mercato. Abbiamo una moneta unica. Chi decide della moneta unica? Siamo in un ambiente assai, no? Non siete degli ignoranti, no? Chi decide della moneta? Lo sapete? Dovrebbe essere chi? Gli Stati? La Banca Centrale? Cioè se decide la politica monetaria, no? Significa cosa? Stabilire tutte le regole per quanto riguarda il ruolo della moneta e soprattutto poi l'organizzazione del mercato delle monete, la quantità di monete in circolazione, la rapidità di circolazione, il valore della moneta. Questa è la politica monetaria. Chi decide di questa politica monetaria? Governo francese?
Certuni dicono forse il governo tedesco. Ma mi è così vero che il governo tedesco, cioè, è più potente degli altri, è vero che è più capace, perché è potente economicamente, finanziariamente, perché c'è la Deutsche Bank. Ecco perché l'economia tedesca decide, perché c'è la Deutsche Bank, non perché c'è il governo tedesco. E oggi non è la banca centrale, nemmeno europea, che decide. Normalmente le banche centrali sono delegate dagli stati a essere responsabili della politica monetaria del paese. Questo è il ruolo della banca centrale. A livello europeo, le banche centrali si sono date funzione di avere come obiettivo politico quello che si chiama la stabilità della moneta. Perché ricordate che abbiamo fatto una moneta unica per evitare le speculazioni rispetto al valore delle varie monete nazionali, no? Perché 16 monete nazionali si poteva speculare sul valore delle monete, questo è perché si voleva la stabilità, cioè evitare le speculazioni a causa della varietà delle monete. Allora abbiamo una sola moneta, è difficile speculare nell'euro-land sul valore della moneta, posso speculare sul valore della moneta euro rispetto al dollaro, euro rispetto allo franco svizzero, ma non sull'euro stesso, non posso fare la speculazione sul valore della moneta. Posso farlo, però questo andrebbe troppo su cose tecniche. Allora, chi decide della moneta? In teoria dovrebbe essere la Banca Centrale Europea. Ninni si direbbe in francese, non è la Banca Centrale Europea. Perché la banca Centrale Europea, non sto sentendo, sono un pochino sordo, la Banca Centrale Europea dice: io non decido del tasso di interesse dell'euro, quindi non decido del valore del capitale, perché il tasso di interesse è il prezzo del capitale. Quando voi andate a prendere un mutuo, il capitale vi costa X, cioè direi il tasso di interesse che dice quanto vi costa il capitale. Non sono io, dice, io non faccio altro che reagire ai mercati finanziari. Se i mercati finanziari sono troppo caldi e c'è troppa moneta, allora io raffreddo il mercato aumentando il costo del capitale rispetto però al tasso di interesse che ha deciso il mercato. Se invece il mercato è troppo freddo, la gente non investe eccetera, io cosa faccio? Riscaldo il mercato, rendo più accessibile il capitale e quindi passo a passo. Cosa stanno facendo? Perché abbassano da 2 anni? La banca centrale abbassa regolarmente il tasso di interesse, perché dice voglio stimolare, voglio dare gratis praticamente il capitale, così la gente investe, no? Invece se c'è tanto capitale in circolazione, questo significherebbe l'inflazione e questa è la stabilità dei prezzi della moneta, dell'euro andrebbe a pallino. Ma dice io intervengo in reazione dei mercati. La Banca Centrale Europea, spero di essere chiaro in questo passaggio importante, la Banca Centrale Europea è indipendente politicamente dagli stati, ma non è indipendente politicamente dai mercati finanziari. È lì il furto del potere politico. È lì questa Unione Europea che ha rubato la politeia, che ha rubato il significato del potere politico. Il potere politico è stato dato agli operatori. Operatori economici, operatori finanziari, i mercati mondiali finanziari. Non per nulla oggi la Grecia è gestita dal Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Commissione, Banca Centrale. Sono i mercati finanziari internazionali, mondiali, che determinano il valore dell'euro. Non è il potere politico, né il potere politico indipendente di un potere economico monetario come la Banca Centrale Europea. Ecco perché il Parlamento Europeo può fare tutto quel che vuole. Il Parlamento Europeo può decidere domani mattina, fare una risoluzione: noi siamo contro la politica della Banca Centrale Europea. Non succede nulla, nulla, non cambia niente.